Bonjour. Aujourd'hui, comme je vous le disais, on s'arrête. Je suis ferme. Aujourd'hui, ce n'est pas une leçon. Ce sont des exercices pour voir si vous êtes arrivé à un bon point, si vous avez appris les premières 17 leçons. Comme ça, nous révisons, approfittiamone et ripassiamo ciò che abbiamo imparato sino ad oggi. Vi propongo, e ve li leggo, 5 esercizi. E vi propongo quindi di verificare con voi stessi se riuscite a rispondere più o meno a tutto, sia orale che scritto, soprattutto. Quindi ciò che non riuscite a ricordare andatevelo a riguardare, spero che abbiate preso appunti fino a qui, e poi come fosse una verifica, fatelo e poi stoppate il video dopo che avrò letto le frasi modello e le frasi da tradurre. E dopo, ovviamente, sarò costretta di darvi la traduzione, la correzione, così. Allora, c'è un po' di tutto, c'è velocissimo, ma c'è un po' di tutto di ciò che abbiamo fatto le prime 17 volte. Traduci le parole seguenti: il padre, lo zio, giallo, rosso, alto, il nuoto, lo zaino, la penna, la matita, quindi oggetti scolastici, colori, famiglia, attenzione agli articoli, eccetera. Ripassiamo un attimo, grazie a questi piccoli esercizi, il plurale. Tre frasi. Mon copain est bavard, da mettere al plurale. Ton ami est génial, da mettere al plurale. Il est très heureux, da mettere al plurale. Attenzione alle eccezioni che avevamo imparato. Stessa cosa per il femminile. Trasformate le frasi al femminile. Il est canadien. Il est assez possessif. Ricordo che assez è un avverbio che voleva dire abbastanza. Il est préoccupé. Il est beau, mais un peu gros. Poi coniugazione. Coniuga le frasi seguenti. Conjugue les phrases suivantes. Alors, nous, content, verbo essere. Quindi dovrete mettere noi siamo contenti. Verbo avere, successivamente avoir, quindi essi hanno freddo, dovete mettere nel buco il froid. Tu, buco, l'anglais, tu parli l'inglese. Verbo chanter, se non l'abbiamo messo nella lista di primo gruppo della lezione 6, aggiungetelo, vuol dire cantare. Esse cantano, bene, dovete mettere nel buco. Scusate, io voglio abitare a Parigi, volere. Quindi dovete mettere voglio nel buco. Tu vuoi di nuovo guardare la televisione, anzi facciamo così, mettiamo potere, così ne cambiamo uno. Voi dovete lavorare di più. Vous travaillez plus. E dopo i verbi e le coniugazioni, la messa in pratica vera e propria, una lingua è saper tradurre, è tutto lì. Non è riempire un buchetto la lingua, è sapersi esprimere. E vi propongo. La mia amica è castana. Kate è una ragazza inglese. Ho una compagna gentile. Lisa è molto pigra. Mia madre è golosa. Julie e Marie studiano il francese. Gli alunni ascoltano il loro prof. I miei compagni sono simpatici. Lei non può andare al cinema. Lui ama lo sport. E questa frase la mettete alle tre forme interrogative. Sembrano frasi innocue, però. All'interno di esse ho messo tutte, la maggior parte delle eccezioni viste fin qui. A parte il lessico, pigra, golosa, come si dicevano, però ho messo le eccezioni del femminile, le eccezioni del plurale, ho messo i possessivi, ho messo la forma negativa, insomma tutte le principali strutture grammaticali viste sin qui. Provate a lavorare su questa scheda, bloccate il video, io tra 20 secondi do le risposte, però mettetevi alla prova voi. Allora, nella speranza che voi l'abbiate fatto da soli, traduci le parole, scusate, seguenti. Il padre si diceva e si scriveva le père. Lo zio, da non confondersi con l'inglese che ha la U, ha la O, è l'oncle, e se lo chiamate tonton. Giallo è uno dei colori che si scrive con più difficoltà d'abitudine ed è jaune. Rosso, rouge. Ricordatevi invece che i capelli rossi si diceva roux con la X. Alto, i francesi dicono e usano grand. Il nuoto ve l'ho messo perché c'era l'eccezione, cioè la difficoltà del genere, che è femminile, è la natazione.
action. E nuotare era nager, se vi ricordate. Lo zaino era le sac à dos, che vuol dire per la schiena, e si scriveva così, le sac à dos. La penna ve l'ho messa e anche la matita anticipo perché erano maschili. Le stylo, con la Y, e la matita era le crayon. D'accord? Trasforma le seguenti frasi al plurale. Tutto da mettere al plurale. Il mio compagno è chiacchierone. Il mio diventa plurale, diventa me. Copain, metteteci la S. Amici, compagni. Est è, diventa son, sono. Bavard non ha problemi, basta aggiungere una S, non è una eccezione di quelle viste quando abbiamo fatto la lezione. Il tuo amico è geniale, tuo diventa tuoi, i tuoi ami, aggiungete la S, plurale. Son, di nuovo, verbo essere al plurale. Genial era una delle regole più complicate perché al plurale diventava aux, se vi ricordate. Tes amis sont géniaux, lui è molto felice. Lui diventa loro. Il, son, tre è un avverbio, sono molto felici, rimane uguale, perché era la regola che quando al singolare c'era la X, il plurale non si muoveva, era invariabile. Invece il femminile, vado veloce perché tanto poi con la scheda proiettata, se volete prendere appunti, avete tutto scritto. Il è canadien, femminile, il diventa elle, è canadien. Die, ne, doppia N, come italien, italienne avevamo visto come modello, raddoppiava. Lui è abbastanza possessivo. Lei è, elle è, a sé è un avverbio, rimane uguale. Possessive. La regola era al femminile che IF diventava IE, IV al femminile, IV. Elle è a sé possessive. Il è preoccupé, elle è preoccupé, doppia, scusate ho sbagliato, due C e U, doppia E. La regola era che se al maschile c'era una E accentata, il femminile ne vuole due, accentata e muta. Lui è bello, ma è un po' grosso. Ci sono sia bello sia grosso, che erano dei femminili irregolari. Quindi diventa, elle è belle, mais un peu grosse. Beau, il femminile irregolare di bello è belle, femminile. Gros, grosse, raddoppiava la S. Coniugate le frasi seguenti. Il verbo essere, noi siamo contenti. Era, nous sommes, content. Avere, essi hanno freddo. Come si diceva, il ont froid. Tu parli, tu parle, ricordatevi la S a tu, che in inglese è alla terza persona, in francese è la seconda, tu parles l'anglais. Loro cantano bene, elle chante, scritto così, ultima persona, terza plurale, loro cantano, chante, chantent, elle chante bien. Io voglio abitare a Parigi, io voglio, l'abbiamo fatto di recente, je veux, e così, je veux habiter à Paris. Tu devi, tu puoi guardare la tele, come si diceva, tu peux regarder la tele con la X. Je peux, tu peux, il peut. Erano X, X e T le desinenze. Tu con la X. Voi dovete lavorare di più. Deve, vous devez travailler plus. Chissà come sta andando. Traduci le frasi seguenti. La mia amica è castana. La mia amica, forse alcuni di voi hanno scritto così, ma ami, amica con la E femminile, però la regola del possessivo, quella fastidiosa, è che bisognava mettere un possessivo maschile per le parole femminili inizianti per vocale, femminile singolare. Mon ami è, qua devo mettere il cappellino, se non l'avete messo non succede niente, lo vado a cercare. Chatin, eccolo il cappellino. Mon ami è châtain. Avevamo visto che il femminile di castano in francese non diventa castana, ma era invariabile. Quindi vedete, quattro parole di cui tre erano cose a cui riflettere. Mon ami è châtain. Kate è una ragazza inglese. Ragazza, attenzione all'articolo, è femminile. Fille, anglaise,
Anglaise non era difficile, si metteva anglais al femminile. Io ho una compagna gentile. Vi ho messo un soggetto sottointeso qua in italiano. Ho una compagna gentile. In francese il soggetto sottointeso, come in inglese, non esiste. Quindi j'ai une compagna. Copain era il maschio. Copine era la femmina. E gentille raddoppiava la L. Lisa è molto pigra. Lisa è molto, si scrive così, l'abbiamo visto prima, tra l'altro. Lisa è très pigro, al maschile si scriveva paresseux. Al femminile gli aggettivi che finivano con la X diventavano S e. Lisa è très paresseuse. Mia madre, mia. Ma mère è goloso, si diceva gourmand al maschile, mamma è femmina, gourmande. Julie e Marie, metto J e M, Julie e Marie, e tra l'altro la congiunzione, attenzione che c'è la T, eh. Julie e Marie, studiare era il verbo étudier, étudie, perché è l'ultima persona, esse, la desinenza era codesta. Julie et Marie étudie le français. Français, spero che oramai si scriva corretto, francaisco, la cediglia. Français. Gli alunni ascoltano il loro prof. Gli, articolo plurale. Alunni avevamo visto che era élève, ma sono tanti, con la S. Ascoltano, anche questa è ultima desinenza. Écoute. Il loro. Chi ha messo le leur? Chi ha messo le leur ha sbagliato perché non ci va l'articolo. Mai davanti agli aggettivi possessivi. Les élèves écoutent leur prof. Prof oppure professeur, come volete. I miei è un possessivo plurale, quindi avrà la S. Qual era? Questo, senza articolo davanti. Mes copains, compagni si scriveva così, sont simpatici, l'ortografia era antipatica invece, scusate il gioco di parole, perché o sympa con la S, perché i compagni è plurale, tutto intero, sympathique, si scrive così l'aggettivo simpatico. Mes copains sont sympathiques, difficoltà della Y e difficoltà della T, quindi risolvetevi la vita, semplificatevela, lasciate sympa, almeno viene mezza difficoltà e non tutta intera. Lei non può andare al cinema, una forma negativa. Elle, quindi ne, può, peut, con la T, terza persona. Elle ne peut pas andare, avevamo visto che l'infinito si diceva aller, al, preposizione articolata, a più il, diventava au. Cinema, non so se lo sapevate, elle ne peut pas aller au cinéma. Le tre forme interrogative, lui ama lo sport, il aime le sport. Punto di domanda è quella che ci piace. Est-ce qu'il, con l'apostrofo perché la I è una vocale, est-ce qu'il aime le sport? O se no quella con l'inversione. Aime, teoricamente aime il, ma no. Eccoci qua con la soluzione giusta. Aime-t-il, bisognava mettere la T perché c'era l'incontro tra le vocali alla terza singolare. Aime-t-il le sport? Point d'interrogation. D'accord? Ça, c'est la solution. Come andava? Sembravano frasi semplici, ma ho messo un sacco di piccole difficoltà da ricordare. Se ve le siete ricordati, tanto meglio. Se non ve le siete ricordate, tornate indietro. Andate a riguardarle ogni tanto, perché il francese è pieno di tranellini. È tanto bello, ma è pieno di tranellini. Prochaine fois, ce sera la leçon numéro 19. Et à la leçon numéro 19, qu'est-ce que nous faisons? Alors, la maison. Continuiamo a parlare, continuiamo a imparare. Abbiamo imparato a parlare di noi, a parlare del fisico, a parlare del carattere, a parlare dei propri gusti, a parlare della famiglia. Impariamo a parlare e a descrivere anche la propria casa, la maison. Prochaine fois, au revoir.